Ciao, sono Leonardo Raso, titolare della LR Immobiliare, agente immobiliare professionista a Roma e provincia da circa 21 anni. Oggi con questo video ti parlo della necessità di procurare tutta una serie di documenti se sei un proprietario che vuole vendere casa da solo. Ecco, rispetto al passato la situazione è cambiata completamente, perché diversi anni fa per vendere casa bastavano veramente pochissimi documenti, l'acquirente li portava al notaio, faceva i controlli di rito e poi la compravendita poteva avvenire senza problemi. Negli ultimi tempi invece è cresciuto tantissimo il numero della documentazione necessaria per poter trasferire la proprietà di un immobile a un terzo, e soprattutto ha assunto un'importanza rilevantissima tutta quella documentazione relativa all'aspetto urbanistico dell'immobile. Se uno va a leggere gli atti di compravendita degli anni 60, 50, 70, anche 80, magari i primi inizi degli 80, vedrà che i notai, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, scrivevano poco o nulla. Oggi invece gli atti di compravendita, soprattutto per quanto riguarda la questione urbanistica, sono diventati quasi dei trattati di diritto, perché c'è da disciplinare tutta una serie di aspetti. Di solito, diciamo, il proprietario che vende casa crede che sia necessario consegnare all'acquirente soltanto l'atto di proprietà, magari se ha ricevuto l'immobile in eredità consegna soltanto la dichiarazione di successione, a volte fa addirittura l'errore che consegna soltanto alcune pagine della dichiarazione di successione, quelle pagine che riguardano gli immobili, perché non vuol far sapere altre informazioni private contenute nella stessa dichiarazione di successione, e omette completamente di consegnare tutta una serie invece di documenti importanti relativi agli aspetti catastali e urbanistici, limitandosi a consegnare la planimetria catastale. Ecco, innanzitutto vi dico che quando si vende un immobile, per esempio, che ha una provenienza ereditaria, non è sufficiente dare soltanto la dichiarazione di successione registrata presso l'Agenzia delle Entrate, che deve essere comunque completa, ma serve anche l'atto di proprietà della persona deceduta, che dimostra appunto il diritto di proprietà della persona che purtroppo è scomparsa e che quindi ha dato diritto agli eredi di diventare proprietari. Allo stesso modo è diventato importantissimo anche la questione urbanistica. Non ci si può limitare a consegnare la visura catastale e la planimetria catastale, soprattutto quando l'appartamento, la villa, l'immobile in generale ha subito nel tempo delle modifiche. In quel caso addirittura servono tutti i documenti relativi alle modifiche, ai titoli edilizi che sono nel frattempo intervenuti. Se ci sono stati appunto dei lavori, bisogna anche consegnare il documento di fine lavori. Se ci sono stati dei condoni, non è sufficiente dare soltanto la concessione in sanatoria, cioè il documento finale con il quale il comune dichiara perfezionato l'iter amministrativo del condono, ma tutta la documentazione, dalla domanda di condono alle tasse pagate, alle relazioni tecniche e alle foto, tutto quello che è contenuto dentro il fascicolo del condono, così come allo stesso modo non ci si può limitare a dare dei documenti parziali relativi a quelli che sono magari gli aspetti catastali. Di recente è diventato anche obbligatorio fornire all'acquirente l'originale dell'attestato di prestazione energetica, che è appunto un documento, un certificato, come dice appunto la parola, che attesta quale classe energetica appartiene l'immobile, ed è un documento così importante che addirittura il notaio lo allega al momento dell'atto di compravendita, allo stesso atto. Oggi i tribunali sono pieni di cause di privati che con l'illusione di risparmiare le commissioni di agenzia
trovano l'accordo sul prezzo, trovano l'accordo sulle modalità di pagamento e anche sulle tempistiche con le quali devono arrivare a stipulare l'atto definitivo di compravendita. Poi però, firmato il primo accordo e passata la caparra confirmatoria con il primo assegno, man mano che l'acquirente avanza nella percorso di acquisto e quindi consegna i documenti al notaio e il notaio comincia a chiedere sempre più documentazione, si rischia di andare in contenzioso, perché a quel punto il proprietario si rende conto che magari deve dimostrare che una certa regolarizzazione che è intervenuta sull'immobile e da un punto di vista lecita, da un punto di vista della normativa, quindi a volte è necessario richiedere la copia assentita del progetto di edificazione e a volte tirar fuori un progetto approvato da un comune non è così semplice, soprattutto perché spesso può richiedere nelle grandi città, come ad esempio a Roma, dei tempi molto molto lunghi e quindi può anche influenzare l'andamento della compravendita, perché se si era stipulato un preliminare di compravendita, si era pensato di rogitare dopo 3 mesi, ma ci si accorge che serve la copia del progetto e ne servono 7 mesi per tirarla fuori, ecco che lì sballano tutti gli accordi e magari si rischia di andare in causa. Per questo motivo suggerisco soprattutto in questo caso ai proprietari di non seguire il fai da te, ma di affidarsi a dei professionisti esperti, a degli agenti immobiliari preparati e che fin da subito pretendano di raccogliere quanta più documentazione possibile senza scambiarli per dei rompiscatole, ma anzi apprezzando questa loro attenzione alla documentazione, perché in molti casi può veramente salvare un proprietario da degli errori che commessi in buona fede possono costare tantissimi soldi. Proprio per questo noi ad esempio abbiamo anche deciso di offrire ai nostri clienti un servizio gratuito di check-up urbanistico che consente appunto di verificare tutta la storia urbanistica dell'appartamento, della villa o del fabbricato in cui, se parliamo di un condominio, in cui è appunto inserito l'appartamento o il locale commerciale. Per altri suggerimenti seguici sul nostro canale YouTube, metti mi piace su questo video, iscriviti al canale e in ogni caso ti auguro buona vendita. Ciao a tutti da Leonardo Raso.